Forse la domanda non andrebbe fatta a lei, ma comunque io gliela faccio a lei. Perché i politici non si fanno aiutare dalle persone competenti per fare le leggi giuste? Perché? E perché in questa sala, Don Pierluigi, lei non chiama qualche volta dei politici, magari quelli un po' più presentabili, ai quali... No, ce n'è. Ai quali possiamo dire, ma per risolvere i problemi della giustizia parlate con Ingroia, parlate con Pier Camillo Davigo, parlate con queste persone? Perché non è possibile? Per me è una cosa, sembrerebbe facilissima. Signora, un mio collega diceva, quando un problema complesso sembra avere una soluzione semplice, qualcosa ti sfugge, e credo ci sia del vero. Il problema è questo. Anch'io penso che non sia affatto vero che tutti rubino. Quando sento dire rubano tutti, di solito chiedo a chi lo dice, anche lei? Questo mi dice no, io no. Dico allora neanch'io, già siamo in due, quindi proviamo a vedere se c'è qualcun altro e ci aggreghiamo. Però è vero che gran parte dei problemi di questo paese derivano dal fatto che i partiti politici sono associazioni non riconosciute, al cui interno avviene di tutto, senza che sia possibile nessun controllo. Faccio due esempi soltanto. Primo, i partiti politici, in spregio al referendum che ha abolito il finanziamento pubblico dei partiti, ricevono un sacco di soldi dallo Stato, ne fanno quello che gli pare e non c'è nessun controllo su come spendono questi soldi. Secondo esempio, per i partiti non è nemmeno stabilita la regola di democrazia interna, che è stabilita almeno per i sindacati dall'articolo 39 della Costituzione. Sono associazioni non riconosciute, fanno quello che vogliono. Noi, a parte vari partiti personali, cioè costituiti da uno che poi ha convocato altri e fa quello che gli pare, abbiamo avuto due segretari di partito, neanche uno, due, che messi in minoranza hanno espulso la maggioranza degli iscritti. Non ve li ricordate? Buttiglione e la Malfa. Se lo fa il presidente di una bocciofila, vanno dal sindaco e gli fanno fare il trattamento sanitario obbligatorio. Nei partiti è possibile. Ecco, quindi questo è un primo problema serio. Per pulire la politica italiana bisogna dare regolamentazione giuridica ai partiti, stabilendo almeno le regole minime che ci sono per le società di persone. Almeno quelle. La seconda questione è che, anche se fossero tutti buoni, non avrebbero la forza per risolvere i problemi della giustizia, perché di una cosa non abbiamo parlato, ed è che qualunque tentativo di ridurre il numero dei processi, che è l'unica via d'uscita possibile, non vi ho detto prima un dato forse, l'Italia spende per la giustizia più o meno come la Gran Bretagna, dove nessuno si lamenta di come funziona la giustizia, solo che con gli stessi soldi la Gran Bretagna ogni anno fa 300.000 processi penali l'anno, l'Italia 3 milioni. La Gran Bretagna con 300.000 processi penali l'anno ha 100.000 detenuti, l'Italia con 3 milioni di processi penali ha 67.000 detenuti, quindi una macchina gigantesca che gira a vuoto, a vuoto. I processi non servono solo a fabbricare i detenuti, però il rapporto tra numero di processi e numero di detenuti, da un lato è l'indice della necessità del processo, perché per limitare la libertà personale ci vuole un processo, dall'altro è l'indice della sua efficacia, perché fare processi per non punire nessuno sarebbe meglio non farli, no? Stabilite che prima di fare il processo il giudice dice lasciamo perdere perché non è il caso, senza fare tutta la sarabanda di tre gradi di giudizio per poi dargli la sospensione condizionale della pena oppure la messa in prova o tutte le altre cose che ci sono. Perché non si può tagliare il contenzioso? Perché gli avvocati vivono del contenzioso e gli avvocati cominciano a stare male perché sono 230.000. Per darvi un parametro di confronto, il Giappone, che ha il doppio della popolazione italiana, ne ha 20.000. Ci sono più avvocati solo nella città di Roma che in tutta la Francia. Quando io ho cominciato a fare questo lavoro a Milano c'erano 925 avvocati, adesso sono 23.000. E quel che è peggio è che aumentano di 15.000 l'anno. Allora, voi pensate che una classe politica che non è venuta a capo della debolissima lobby dei taxisti, il problema era solo aumentare il numero, possa venire a capo della ben più potente lobby degli avvocati dove il problema è diminuirne il numero? Io credo proprio che non sia possibile, non con questa classe politica, non fino a quando i partiti politici sono fatti in questo modo, non fino a quando si preoccupano della settimana prossima, al massimo, quando guardano in là.
raramente della prossima generazione, nessuno pensa alla prossima generazione. Una classe politica avesse un briciolo di cervello, chiamerebbe le organizzazioni degli avvocati, direbbe loro: guardate, qui dobbiamo trovare il modo di uscire da questa situazione che è solo italiana. Allora, forse potrete lasciare gli studi ai vostri figli e non ai vostri nipoti. E intanto dovrebbe intervenire subito sull'università. Io una volta, per rendermi popolare, parlando alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Statale di Milano, ho detto: bisogna portare il corso di laurea a 6 anni, cosa di cui sono realmente convinto, perché la preparazione degli studenti oggi è del tutto insufficiente, dei laureati in giurisprudenza, e ho detto: e poi bisogna mettere obbligatorio l'esame di analisi matematica al primo anno, così vi iscrivete a ingegneria e modernizziamo il paese. Devo anche dire che da quando abbiamo avuto l'ingegnere di cui dicevo prima come ministro della giustizia non sono più sicuro che trasformare i giuristi in ingegneri faccia bene al paese, ma questo è un altro discorso. Allora, se nessuno affronta questo problema, che è quello serio, drammatico, grave, e che va affrontato su lunghissimo periodo, perché mica si possono prendere gli avvocati e deportarli, bisogna trovare il modo per cui non aumentino più di numero ma che lentamente comincino a diminuire. E quindi è un problema serio e grave, è un problema sociale serio, perché tra l'altro un politico deve essere eletto, e guardate che 230.000 avvocati più il loro indotto, i familiari, i dipendenti, fanno circa 1 milione di voti. Ma chi volete che prenda di petto una lobby di queste dimensioni dicendo bisogna ridurne il numero? Nessuno lo farà mai, nessuno che voglia sopravvivere politicamente, a meno che non ci sia una spinta generale a dirgli: guardate che il paese non può andare avanti così, ed è una roba seria. Un meridionalista nella prima metà dell'Ottocento, parlando del Regno di Napoli, scrisse una cosa terribile, scrisse: nel Regno di Napoli non c'è la borghesia, c'è quella caricatura della borghesia che sono i medici e gli avvocati, i quali prosperano sulle disgrazie della società, le malattie e le liti. 150 anni dopo tutta l'Italia è diventata come il Regno di Napoli, perché abbiamo la più alta percentuale di medici ed avvocati rispetto alla popolazione d'Europa. Per i medici un tampone ce l'hanno messo mettendo il numero chiuso di accesso all'università. Non sarà giusto, ma almeno limita un po' il problema. Per gli avvocati questo non c'è. Abbiamo frotte di laureati in giurisprudenza che poi non trovano nessuna occupazione e si mettono a fare gli avvocati, con livelli sempre più bassi, tra l'altro, della loro preparazione professionale. A me 8 o 9 anni fa è capitata la disgrazia di essere messo in commissione d'esame per avvocati, è stata un'esperienza indimenticabile, non lo dico positivamente, nel senso che avevo diviso su 2.500 candidati, ne abbiamo bocciati 2.000 e promossi 500, il che dà l'idea del livello, ma secondo me abbiamo esagerato con le promozioni, perché almeno metà dei 500 promossi dovevano essere a loro volta bocciati. Io avevo diviso i candidati in 3 grandi aree di ignoranza: quelli di ignoranza enciclopedica, che non sapevano niente di tutto, che non è facile, perché anche per curiosità uno può aver sentito parlare da un amico di qualcosa e saper dire. La seconda categoria erano quelli di ignoranza abissale, la cui ignoranza, anche se non completa come quelli di ignoranza enciclopedica, era così profonda sui singoli argomenti che anche se uno cercava di dargli una mano dandogli dei suggerimenti, questi guardavano smarriti. E la terza categoria erano quelli di ignoranza belluina, del tutto impermeabili al ragionamento. Se uno cercava di farli ragionare, ripetevano le parole nella stessa sequenza come un merlo indiano o un pappagallo, ma senza rendersi conto che avevano un significato, una cosa drammatica. Io ricordo a uno, ho fatto questa domanda venendo rimbrottato dal presidente, dice: ma dai, ma non devi fare delle domande così. Io ho detto: ma lei è davvero laureato in giurisprudenza o è uno che passava di qui e sta facendo uno scherzo alla commissione?